Ciao amici e amiche, benvenuti in questa puntata di Mamma me lo compri, versione long version, senza cut, senza niente, e anche la sigla, ragazzi, è così, ve la faccio vedere, guardate. La sigla è questo. Pronti, sigla? Benvenuti, oggi ragazzi siamo qua. Non mi sentite perché devo parlare in questo microfono. Oggi ragazzi siamo qua e vi faccio vedere cosa mi è arrivato dal fornitore. Ragazzi, non ci saranno cut, questo video verrà preso, caricato su YouTube così, lo vedrete così. Lo faccio perché mi avete chiesto in parecchi su Instagram, anzi se non ci seguite fatelo, e mammelocompri.com, preordini, eccetera eccetera. Sto impazzendo perché faccio mille lavori, ma va bene così, ci piace. E lo faccio questo long perché alla gente piace ascoltare la... Ok, vedete, poi non posso tagliare praticamente. Poi anche ho scelto questa posizione scomodissima, cioè proprio così devo stare. Vabbè, va bene così comunque. Ci sono 76 gradi. Comunque, cosa è successo? Mi è arrivato dal fornitore i tre pacchettoni classici dei vostri preordini e altre cose. Qua dentro c'è più roba mia, in realtà, che lo dico. Non è che dico, oh, tutti i preordini, tutto sold out. No, raga, ho preso tanta roba mia, tanta roba se ne sta andando. E a breve potete riprenderci su Vinted. Ho messo in modalità vacanza perché continuavo a vendere. E devo entrare in modalità pro per le partite IVA, quindi devo bloccare gli ordini un attimo, però sarà anche più veloce, accessibile da Vinted e sarà tutto molto più comodo anche. Intanto ringrazio tutti quelli che fanno gli ordini sul sito, questo lavoro sta andando benissimo, sta andando fin troppo bene, quindi il commercialista mi sta tirando un po' le orecchiette, perché l'anno prossimo mi sa che cambiamo regime. Allora, cos'è arrivato? Partirei da Matrix, Movie Maniacs, McFarlane, che ultimamente fa delle cose incredibili, sta facendo anche tutta la serie Marvel, poi vedrete quando mi arrivano, vi faccio vedere un po' di cose, vi faccio vedere direttamente queste. State qua, devo fare questo, non c'è un cut, cioè faccio questo proprio. Allora, vediamo, partiamo da Neo, Movie Maniacs di Neo, che allora è molto caruccio, molto carino, mi si è bloccata la camera, questi sono queste qua sono proprio le cose che succedono, vedete, io praticamente ho l'iPad, no? E mi si è piantato in questo momento, adesso io devo uscire e rientrare, se no non riesco a vedermi nello schermo, no? Dannazione. Ok, allora dicevo, questo è Neo, praticamente, eccolo qua, McFarlane Toys, Movie Maniacs, una statua, e questa è carina, sì, limited edition, 8500 pezzi, lo sappiamo, magari anche no, quindi va bene così. Poi, cioè magari anche no, sono veramente 5300 pezzi così, però poi vado contro le mie cose, cioè nel senso. Abbiamo Trinity, che non so perché ne comprate, ah raga, voi ne vedete una e una, ma in realtà ce ne sono un bel po', quindi Trinity, vedete qua davanti. 5300 pezzi, Movie Maniacs anche lei. Cose carine, sì, boh, forse le vogliamo. Sul sito adesso le metto disponibili per la spedizione, ce le troverete anche su Vinted appena lo riapro. Da avere, non lo so, se siete amanti di Matrix direi di sì, è un pezzaccio che costa 35-37 euro, non mi ricordo. Quindi va anche bene. Poi ho comprato delle cose di cui mi pento sempre, semprissimo. Ho comprato questi, ma semplicemente sono fondi di magazzino, li ho pagati tipo, non posso dirlo. Dai, ve lo dico, li ho pagati tipo 2 euro, una roba del genere. Vabbè, lo dico, dai, cazzo me ne frega. 2 euro li ho pagati dal fornitore. Ho detto, vabbè, buttali nel carrello e vediamo se riusciamo a piazzarli a qualcuno della Francia o così. Avatar, due pezzettini mi sono beccato. E vabbè, e poi mi è arrivato questo che è un vostro ordine in realtà. Sua ciao, che non so chi sia. Se voi lo sapete, scrivetelo qua sotto nei commenti. Non ho più pallida idea. Va bene, grazie comunque dell'ordine, raga, perché io sapete, c'ho cose che non conosco. Quindi va bene. Poi ho preso un'altra cosa, tipo pochissimi euro, non vi posso dire quanto, due di questi che sono principalmente, non so cosa siano, personaggi gialli, e questi personaggi gialli li trovo abbastanza, allora, raga, devo prendere tempo perché la camera si sgancia dall'iPad, cioè, quindi devo fare questa cosa, se non facendo i tagli, ok, personaggi gialli che non so chi è, Static Shock praticamente, va bene, Static Shock, ciao Static Shock, ci piace? Boh, sì, dai, ci piace, non ci dispiace Static Shocks. Poi abbiamo un altro personaggio, questo me lo sono preso per me per la Toys Photography, ve lo giuro, questo è bellissimo, secondo me è una cosa incredibile, devo levare un po' di cose. Questo è bellissimo, cioè questo veramente l'ho visto, l'ho preordinato e l'ho aspettato con tanto amore e parsimonia. Della Trick or Treat,
Sì, ciao, da Trick or Treat, Dio santo. L'oggetto scherzetto della NECA. Ed è una action figure che mi è piaciuta da subito, dal primo momento in cui l'ho vista. Ma soprattutto perché mi è piaciuta? Perché, raga, cioè, per la Toys Photography credo che sia incredibile, perché è tutta fatta di tessuto. Vedete? Bellissima, cioè, un capolavoro. Un capolavoro, bellissimo. Questo è mio, mio di cuore. Questo non è in vendita. Se lo volete, mi scrivete, vediamo se ci sono altri. Trick or Treat lo trovate su Mamma Me Lo Compri.com. Andiamo avanti con i pezzi un po' più importanti. Allora, NECA, sapete che io amo NECA e tutto quello che riguarda le tartarughe ninja. E mi sono preso, prendo tutto praticamente della serie Universal Monster, che io adoro particolarmente, sia dei mostri normali sia dei mostri crossoverati con le tartarughe ninja. Scusate l'iPad ancora, beh, comunque questa cosa la dobbiamo risolvere nella prossima cosa la risolverò, perché non è possibile. Ok, e faccio vedere questo. Praticamente questo è il crossover bellissimo di Leonardo con il, come cazzo si chiama, quello che ha fatto anche il film del toro. Era del toro che ha fatto il film, sì, la creatura del lago, boh, sì, va bene. Comunque bellissimo, mi piacciono un sacco le NECA Monsters, ce le ho quasi tutte, c'ho anche Splinter. E raga, cioè, adesso va bene tutto, però guardate l'apertura libro, molto carina, bellissima, me la tengo, ne ho due, quindi se ne volete una mi scrivete e via dicendo. E via dicendo, scorpacciando. Allora, mettiamo questa qua, che questa è mia. Poi abbiamo, allora, qui abbiamo la no, devo parlare vicino al microfono. Comunque ho comprato, sto facendo degli upgrade grazie anche ai vostri acquisti. Sto comprando i microfoni in modo che levo questo quando faccio questi video. Invece la, ce li ho per Instagram, perché Instagram è partito a bomba, 10.000 follower, quindi raga, cioè, vabbè, delirio. Batmobile del 1989, che è di un nostro follower che deve partire, non la vedete, ma è quella già vecchia che era, c'era e poi non c'era, adesso c'è di nuovo. Poi altri pezzi simpatici, due direttamente di questi pezzi. No, mi sono dimenticato. Ah no, ce l'ho qua. Due di questi pezzi qua, ancora l'iPad. Intanto vi faccio una cosa di comunicazione. Potete andare sul sito, preordinare, si paga anche a rate, eccetera, eccetera. L'iPad che mi si sgancia è veramente fastidioso. Scusate, la luce com'è? Oh, è esposto bene. Allora, e vi faccio vedere questa cosa qua. Questo perché l'ho comprato? Anche lui perché costava un cazzo, capito? Questo Avatar, il moto schifo, il Crab Suite. Tra l'altro, ragazzi, vi dico una cosa, cioè, io manco sono fan di Avatar, cioè non me ne frega niente di Avatar. Ho visto il film per sbaglio quando sono andato con la mia prima ex fidanzatina, e 3D, che bello, ma cioè, poi in realtà non me ne è fregato niente. Ultimo pezzo, ma non ultimo, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 ne ho comprate. Se non sono, non le avete ancora comprate. Le ho qua, ve le faccio vedere. Queste sono un po' una rottura da spedire, un po' grosse. E è arrivata la Tumblr da The Dark Knight con Lucius Fox dentro. C'è anche l'action figure, perché molti mi chiedono: ma c'è solo la Tumblr? C'è anche l'action figure? Ragazzi, c'è l'action figure, quello che vedete sulla confezione, ok? La Tumblr, eccola. Questa è la Tumblr di Lucius Fox McFarlane Toys. Perfetto. E vi faccio vedere anche il back. Qua. Eccoci qua. Che ne pensate? Bella. Magari questa ne facciamo un unboxing, perché questa sarei curiosa di aprirla anch'io e fare una recensione, perché vabbè, mi intrippa in realtà. Una in realtà è per me, però va bene così. E niente ragazzi, altre cose che mi sono arrivate oggi, niente, vado a preparare i vostri ordini, 2-3 che ci sono qua dentro. E ci vediamo alla prossima puntata. Cotto e mangiato, non è una puntata di cibo. Io vi ringrazio per essere stati con me in questa puntatina. Recensioni non so se torneranno i formati lunghi, ma perché semplicemente sono formati complessi, così non lo so ragazzi. Vedremo. Comunque recensirò sempre le cose che mi piacciono, soprattutto se facesse meno caldo io sarei più felice in realtà. Ci vediamo alla prossima. Ciao, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mi sono dimenticato. Ciao.